ricorrente per quanto riguarda naturalmente l'arte bianca, anche se tra poco scopriremo che proprio di arte bianca e tutto per tutto non si può parlare, perché in questo caso avremo altri colori, ma lo diremo tra poco. Volevo presentarvi Giovanni Giorgio, che è nato nel 1971, ormai da anni 61. Sì, sono vecchietto. Ti hanno dato 10 anni in meno. Ho detto, cominciamo bene. Hai visto? Ti hanno dato 10 anni di meno sul mio foglio. Bene, tu nasci a Foggia, in Puglia, con tra l'altro 26 anni di esperienza in questo mestiere, ormai senza sosta, come ami dire tu, insomma, proprio di continuo. Non conosco disoccupazione. Niente, senza sosta. E tra l'altro sei anche diventato, collabori con l'associazione per il Nord Puglia, sì, associazione Pizzaioli Professionisti, e quindi ci fa molto piacere. Hai presentato, anzi presenti oggi, una pizza particolare. Tra l'altro io vedo, nella mia ignoranza sembra cemento questo, cioè questo deve essere cemento. E invece che cos'è? È grano arso, in pratica. Grano arso. Sì, sì, sì. Nell'antichità era il grano dei poveri, in pratica. Perfetto. La pizza, alla quale lui modestamente non ha dato un nome, noi l'abbiamo chiamata Pizza Giorgio, anche perché io sono stato un attimo lì a cercare di capire quale fosse il tuo nome e quale fosse il tuo cognome. Giorgio il cognome. Allora, la pizza è formata da fior di latte, crema di pistacchi di Bronte, bresaola, noci e scaglie di parmigiano. E poi, fondamentalmente, oltre agli ingredienti, che possono essere molto simili anche ad altre pizze, c'è questa particolarità del grano arso, che assume questo colore. La particolarità è proprio cementizio, è proprio l'impasto. Un po' di pistacchio. Dove sei come attività ora? A Foggia, centro. Sì, proprio Foggia centro. Hai una pizzeria tua? Mio fratello. Come si chiama? Pino Giorgio, nome e cognome di mio fratello. Ah, Pino Giorgio. Bene, siamo al momento nel quale la pizza entra nel forno. Tra l'altro credo di aver capito dagli ingredienti che hai messo, anche tu lavorerai a freddo subito dopo qualche Abbiamo verde scuro, bianco e grigio, ci aggiungiamo il rosso della bresaola. Guarda nella telecamera, ecco, e dimmi per quale motivo dovrebbero votare te. È perché sono il numero uno, quindi votate. Perché sei il numero uno? Sono il migliore, scusa, il numero uno non è il numero uno, tipo il pallone Messi è il numero uno perché è il migliore. Okay. Ciao Giovanni, grazie, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.